GR3. A Catania, nel quartiere popolare di Librino, è inaugurata la Porta delle Farfalle, una grande opera di Land Art, al tempo stesso un'esperienza di cittadinanza attiva. Le farfalle come simbolo della voglia di volare alto, la Porta delle Farfalle come nuova tappa della coraggiosa operazione di rinascita attraverso la cultura operata da anni dalla Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti, un quartiere librino nato sotto la firma del grande architetto Kenzo Tanghe, diventato poi zona di disagio sociale alla periferia di Catania, ma dove non tramonta la voglia di cambiare. L'opera, un bassorilievo realizzato con 100.000 formelle in terracotta, ha trasformato un chilometro di cavalcavia in una galleria d'arte a cielo aperto. Antonio Presti. Un grande processo artistico che ha trovato la complicità in tutte le scuole del quartiere e di tutti i licei artistici della Sicilia. 25 grandi artisti hanno lavorato per realizzare queste opere monumentali condivise con 20.000 persone del quartiere. Arte e cultura, veri motori di quella che oggi si chiama rigenerazione urbana. Tutte le librerie della città di Catania hanno donato migliaia di libri che consegneremo come valore di conoscenza. Il potere più grande che l'uomo ha a disposizione è il sapere. Anna Longo, GR3. Abbiamo trasmesso GR3.